Buonasera a tutti, bentornati alla mia trasmissione quindicinale. Questa trasmissione cade proprio a cavallo fra due importanti date, il 25 aprile e il 1 maggio, due date, due ricorrenze importanti. Il 25 aprile si festeggia la festa della cosiddetta liberazione dal nazifascismo e il 1 maggio è il giorno della, diciamo, festa, ma non è proprio la festa dei lavoratori. Il 25 aprile, come sempre, come ultimamente, negli ultimi anni, poi accade sempre di più, c'è durante questa festa prima ci sono sempre delle polemiche, delle provocazioni da parte della cosiddetta destra e via dicendo. Però volevo sottolineare una cosa importante, che è portare anch'io il mio contributo a un fatto che ha visto in quegli anni impegnati milioni di persone. Perché noi siamo abituati a immaginarci oggi la resistenza come una cosa monolitica, cioè tutti partecipavano a questo evento contro il fascismo e la cacciata dell'invasore, eccetera, però non è proprio andata così come storiografia vuole. Io vorrei aprire proprio una piccola pagina su questo punto, perché non è vero che tra l'ascesa del fascismo e la sua caduta, data del 25 aprile, in mezzo non ci sia stato nulla. Il fascismo prende il potere dopo che la borghesia mondiale e soprattutto quella italiana erano state spaventate dalla presa del potere in Unione Sovietica da parte dei bolscevichi guidati da Lenin. In Italia, ricordiamo, dopo l'Unione Sovietica c'era il Partito Comunista più numeroso d'Europa, più forte d'Europa e più in linea con scusate il bisticcio, con la linea dell'internazionale di Lenin. E in quegli anni, che poi si formò nel 21 il Partito Comunista d'Italia, guidata dal suo, diciamo, il suo capo indiscusso in quegli anni era Amadeo Bordiga. Vediamo se riesco a mandare il link, ma vedo che non funziona. Amadeo Bordiga è uno dei fondatori del partito. E prego la regia di mandare, adesso sono riuscito il link. E come dicevo, dopo la presa del potere del 22 da parte del fascismo, ricordiamoci che il fascismo fu chiamato a governare dal re. E quindi è stato proprio un vero colpo di Stato, perché il fascismo non era maggioranza, c'erano votazioni in blocchi, eccetera. Bene, il fascismo fece piazza pulita del Partito Comunista, i suoi dirigenti vennero uccisi o messi al confino o in prigione, ma quello che non viene mai portato a conoscenza dei più è che la sconfitta, della presa del potere da parte del Partito Comunista in Italia e dopo la morte di Lenin in Russia porta, questa cosa a una lotta intestina all'interno dell'internazionale. E infatti, qui, poi c'è, cosiddetta la bolscevizzazione del partito. Nel 22, al secondo congresso, il nuovo partito censì circa 43.000 iscritti, anche in seguito alla confluenza della Federazione Giovanile Socialista, che era uscita dal PSI, quasi al completo nel 21.
il Partito Comunista d'Italia, no? Italiano, che da italiano, visto che si parla di nazionalismi, no? Di sovranismi, quasi si staccano, proprio poi prende il nome di italiano perché è nazionalista. E si adottò una struttura composta da un comitato centrale da 14 membri, 5 dei quali del comitato esecutivo. La destra del partito, parlo sempre del Partito Comunista d'Italia, non era rappresentata, mentre il centro rimaneva il solo Gramsci, dato che l'altro esponente dell'Ordine Nuovo, Umberto Terracini, in quegli anni che prese il potere il fascismo, era schierato con la sinistra. La struttura di base era composta da federazioni provinciali, sezioni locali, gruppi di sindacali e una grande organizzazione clandestina. E questa organizzazione clandestina permise poi di creare tutti quei gruppi partigiani che adesso no, no, si mettono in discussione, si vuole dire che hanno fatto strage, eccetera. L'ufficio primo per la lotta contro le bande armate fasciste era l'ufficio, si chiamava Ufficio Primo. La grande peculiarità del Partito Comunista in Italia fu quella di darsi un'organizzazione territoriale e non costruendosi come una lega di soviet di fabbrica sull'esempio russo. Secondo il rapporto del Comitato Centrale del secondo congresso, nelle votazioni della Camera del Lavoro, le mozioni presentate dai comunisti avevano raccolto quasi 600.000 voti. Nel 1923 si instaura il governo, ricordiamoci, il governo Mussolini, e alcuni esponenti del partito, fra cui Bordiga, furono arrestati dalla polizia e processati per complotto contro lo Stato, facilitando di fatto le aspirazioni del Comintern, sarebbe il Comitato Interno Russo, che nel frattempo Stalin lavora per prendere il potere, assume ancor più stringente controllo sul partito italiano. Nel 24 e 25 viene lanciata dall'Internazionale Comunista la cosiddetta campagna di bolscevizzazione, che obbligava ancor più fortemente ogni sezione nazionale a conformarsi alla disciplina e alle direttive di Mosca, per cui quello che decideva Mosca doveva andare bene per tutti i partiti comunisti locali, nazionali in questo caso. Un po' come quando si diceva da noi, no? Quello che va bene per la Fiat va bene per tutta l'Italia. Così quello che decideva Stalin con le sue purghe, veramente lì veniva additato la vecchia guardia, veniva additata da essere trotskista, venivi fucilato e andavi ai gulag. Nel maggio di 24, quindi, si tenne una conferenza clandestina a Como per una verifica ai vertici del partito, in cui su 45 segretari di federazione, 35 più il segretario della federazione giovanile votarono per la sinistra di Bordiga, 4 per il centro di Gramsci e 5 per la destra di Tasca. Ricordiamo che nel gennaio del 26, invece, al terzo congresso del partito svoltosi in esilio a Lyon, il centro prese quasi tutti i voti congressuali, cioè quelli di Gramsci prese quasi tutti i voti congressuali, cioè prese il 90%. In mancanza la maggior parte dei delegati della sinistra, impossibilitati a muoversi a causa dei controlli fascisti e dalla sospensione dei passaporti ordinata dal ministro dell'Interno, per cui è chiaro, non essendo rappresentativi, rappresentati, vennero messi in minoranza nel famoso congresso di Lyon. Durante il congresso la sinistra si trovò in una scomoda posizione. Attenzione, infatti, se da un lato si definiva come internazionalista, la sinistra schierata sulle tesi della rivoluzione mondiale, che Stalin aveva sostituito con la linea del socialismo in un sol paese,
dall'altro erano isolati nell'internazionale comunista che stava prendendo una direzione diversa, mentre la componente centrista poteva rivendicare l'adesione a questa nuova linea dettata dal Comintern, per cui la sinistra del partito italiano si trovava in questa situazione: da una parte essere messa in minoranza perché non poteva difendersi, perché era impossibilitato a muoversi, e dall'altra, con la nuova linea che poi adesso gli anni sono passati, ma in quel momento non era facile capire, poi il tempo dimostrò che cosa voleva dire socialismo in un sol paese, no? La linea del centrismo, in quel caso rappresentata da Gramsci, vince. Le parole, attenzione, le leggo perché sono interessanti. Le parole di Bordiga al congresso suonarono come un anticipo in Italia della battaglia condotta alcuni mesi dopo a Mosca, durante il sesto esecutivo allargato dell'Internazionale Comunista. E disse così: noi crediamo nostro dovere di dire, senza esitazioni e con completo senso di responsabilità, questa grave cosa, che nessuna solidarietà potrà unirsi a quegli uomini che abbiamo giudicati indipendentemente dalle loro intenzioni e dai loro caratteri psicologici come rappresentanti dell'ormai inevitabile prospettiva dell'inquinamento opportunista del nostro partito. Dirlo nel 26 questa cosa era molto, molto all'avanguardia, no? Chi ci credeva in quel momento, durante quegli eventi. Sta di fatto che poi questo Bordiga lo riassumerà alla fine della guerra in un suo grosso libro, che poi potete trovare tranquillamente su internet, che si chiama Struttura economica e sociale della Russia d'oggi, dove criticando Stalin diceva: tu è inutile che parli che stai facendo socialismo, tu stai facendo capitalismo, capitalismo di Stato, ma sempre capitalismo stai facendo. Fu alla fine del sesto esecutivo allargato l'ultimo tentativo della sinistra d'Italia di portare la linea dell'internazionale alla tesi della rivoluzione mondiale. Questo riassunto perché? Perché qui volevo ricordare un compagno che nessuno ne parla, ma un compagno del Partito Comunista Internazionalista, che aveva quella linea politica della sinistra, dove diceva: la sinistra internazionalista in quegli anni aveva questa posizione: attenti a non allearci con quei partigiani, che è un marasma ormai, dentro ci stanno democristiani, dentro ci stanno i vecchi padroni, dentro ci stanno tutti, e noi non dobbiamo mescolarci a tutta questa marasma. Perché? Perché non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo non è quello di avere un padrone più buono al posto di un padrone più cattivo, perché la sinistra italiana vedeva nel fascismo che un settore della borghesia aveva vinto, il settore più reazionario, il settore che voleva gli operai più schiavizzati, più sottomessi. Questo aveva vinto, ma però vincendo quella democrazia che oggi rivendichiamo, non è che la situazione è cambiata, non è che si è lottati perché si superasse il lavoro salariato, si superasse la legge del valore. Sta di fatto che la Costituzione, anche adesso ci sono gruppi politici che si richiamano al cosiddetto articolo 1, no? Che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro. Ma che lavoro? Lavoro salariato. E quindi sappiamo che nel lavoro salariato c'è chi ci guadagna sul lavoro degli altri, e i comunisti sono per l'abolizione del lavoro salariato. E perché? Perché questo compagno che si chiamava
che si chiamava Mario Acquaviva, fu assassinato da quella parte centrista del Partito Comunista, del partito guidato da Stalin, ma in Italia guidato da Togliatti, e fu ucciso proprio perché sosteneva queste posizioni, non perché fosse uno che non lottasse, anzi in Val di Susa era conosciuto, era un sindacalista che organizzava anche, ha organizzato manifestazioni contro il fascismo, ma non si adeguava alla agli ordini di Mosca e non conformandosi la sinistra negli ordini di Mosca, Secchia del Partito Comunista Italiano e Togliatti del Partito Comunista Italiano, tutti quelli che essendo comunisti, ma comunque non condividevano questo modo di pensare, venivano chiamati filofascisti e quindi come tali andavano eliminati. Allora, questo libro è stato scritto da Giorgio Bona. Qui vi do un link per vedere una sua intervista dove parla di questo libro e spiega un po' dove sono state raccolte le testimonianze. Il libro si chiama Sangue di tutti noi. Mario Acquaviva, di cui vi do anche qui un link un po' della sua vita. Questo evento si svolge nel Monferrato. Mario Acquaviva dal 21 fa parte della Federazione Giovanista Comunista di Livorno e passa successivamente al Partito Comunista d'Italia, dove diresse la Federazione di Asti. Nel partito, dopo la morte di Leni, nascono profonde divergenze. Lui rappresenta la minoranza scomoda, cioè l'ala bordighiana, e le sue convinzioni politiche si stavano allontanando sempre più dalla linea centrista, cioè di Gramsci e Togliatti, la linea di Stalin, cioè del socialismo sul paese. Il processo farsa del Tribunale Speciale del 27 lo aveva condannato a 8 anni e 6 mesi di carcere e uscì dopo quasi 7 anni trascorsi nelle prigioni di Avellino, Finalborgo, Saluzzo e Pallanza. In forza dell'amnistia decennale voluta da Mussolini, Mario Acquaviva non esce quindi, ma non chiese mai la grazia. Acquaviva conosce in carcere Onorato Damen, nel carcere di Saluzzo. Anche Onorato Damen è uno del Partito Comunista d'Italia del 21 e ne aveva condiviso in seguito il percorso fino al carcere di Pallanza, dividendo la medesima cella. Tutte e due subirono anche il processo interno ai vertici del partito, con l'espulsione avvenuta nel 31 ad opera di Secchia e Togliatti, con la pesante accusa di frazionamento trotskista. Ricordo che questa accusa, per quegli anni in Russia, cioè accusa di trotskismo, si andava alla fucilazione, ai gulag. Nel 30, l'anno che precedette l'espulsione nel carcere di Pallanza, Mario aveva rassegnato nelle mani di Giovanni Roveda le sue dimissioni dal Partito Comunista, protestando contro quanto stava accadendo in Unione Sovietica. Gli anni del carcere furono anche gli anni della maturazione ideologica e il confronto con i compagni come Bordiga, Damen, rafforzò le sue convinzioni contro la degenerazione centrista. Già nel 1924 l'urto tra Trotsky e Stalin si risolve a favore di quest'ultimo, cioè Stalin, che in pochi anni riprenderà il controllo dei partiti fratelli. Le ragioni di Stato, cioè del Comintern, dovevano prevalere sulle emozioni rivoluzionarie. Aveva ragione Angelo Tasca quando definì Stalin una sciagura dell'umanità. A riconoscere in Stalin la punta della controrivoluzione e il liquidatore della rivoluzione di ottobre. L'amore sviscerato dei borghesi per la Russia, diceva Tasca, è in proporzione diretta con i loro interessi che si concretizzano nel salvare e nel consolidare il potere economico e politico del sistema capitalistico. Il PCI, cioè il partito prima dell'uccisione di Acquaviva, monta una campagna denigratoria contro di lui, in questo caso, ma contro tutta l'area
della sinistra del Partito Comunista d'Italia per identificare contro l'ala bordighiana. Identificata con l'ala bordighiana, Secchia, dirigente del PC, non manca mai di lanciare segnali di minaccia contro i compagni del frazionamento bordighista. Bordate rivolte a lui in primis perché in Piemonte si sta adoperando e sacrificando per organizzare il partito sulla base di una lotta di classe. L'attacco di Secchi è frontale, le sue accuse si fanno pesanti. Il proclama di Mario, cioè Mario Coviva, su Prometeo, è il giornale degli internazionalisti, che afferma a gran voce che il partigianesimo antitedesco è un'arma di cui si serve la borghesia per accecare l'operaio, perché l'operaio ce l'aveva con i fascisti e con i nazisti, e invita gli operai medesimi a disertare la guerra per non servire l'imperialismo. Lui risponde con un proclama feroce e violento, definendo gli internazionalisti loschi figuri del sinistro filo fascista, e rincara la dose, mancando questo atteggiamento attesista di una vigliaccheria inqualificabile, perché viene predicato in nome dei principi rivoluzionari, abusando dei nomi di Marx e Lenin. Vi racconto un po' la fine di questo libro, che è la cosa poi in quegli anni, no, così tremendi, di lotte intestine al Partito Comunista. E cosa dice la sentenza? Poi ci fu il processo, perché Acquaviva fu ucciso. E dice così: la morte di Mario Acquaviva attraversa una gelida cortina di silenzio. Nonostante gli appelli di Tina, che è la moglie di Acquaviva, e della sinistra intera, si parla della sinistra comunista, le indagini rimangono un punto morto. Battaglia Comunista era il giornale degli internazionalisti, accusava apertamente i centristi, e ricordiamo, siamo sempre all'interno del Partito Comunista, e la magistratura democratica e borghese sotto la guida e la responsabilità di Palmiro Togliatti, perché non trova tempo e mezzi per far luce su quel efferato delitto. Anche il Partigiano, settimanale politico dei partigiani della libertà, esce con critiche feroci e severe, denunciando il disinteresse verso un fatto che offende la legalità e la democrazia. Cosa dice il settimanale, il Partigiano? Pur dissentendo dalle ideologie e dalla tattica del partito nella quale l'Acquaviva militava, tuttavia, per rispetto della legalità nella libertà a cui la lotta politica deve ispirarsi, chiediamo al capo delle gerarchie inquadrato il Partito Comunista di procedere contro la sezione mandante dell'assassinio e contro tutti quelli tra gli iscritti che ne sono stati gli esecutori materiali. Chiediamo inoltre al ministro della Giustizia Palmiro Togliatti di permettere che i tribunali italiani procedano anche contro queste sezioni e gli iscritti del suo partito. Bene, il 31 dicembre del 1945 il dottor Giacomo Porta, giudice istruttore di Casale, emette la sentenza a conclusione dell'omicidio di Mario Acquaviva e archivia definitivamente il caso. Cosa dice? Il nome del luogotenente generale del regno Umberto di Savoia, Umberto Principe di Piemonte, il giudice istruttore presso il tribunale di Casale Monferrato, ha pronunciato le seguenti sentenze nel procedimento penale contro ignoti, imputati del delitto, eccetera, eccetera. Mediante lo sparo di arma da fuoco cagionato la morte di Acquaviva, Mario fu Melchiorre. Motivi. Verso le 18:30 dell'11 luglio 1945, mentre ragioniere Acquaviva Mario fu Melchiorre, di anni 45, impiegato nell'industria chimica Tazzetti, stava transitando in bicicletta sul piazzale della stazione di Casale, viene fatto segno da 5 colpi di rivoltella sparatili da un giovane sconosciuto, il quale si allontanava velocemente in bicicletta in direzione di Valenza. Al ferito, trasportato all'ospedale civile, veniva riscontrati ferite penetranti dall'addome al braccio destro, alla coscia destra, in seguito alle quali decedeva verso le ore 21 dello stesso giorno. Conti Giovanni, titolare del bar della stazione, richiamato dallo sparo,
dei colpi, vide l'acquaviva cadere dalla bicicletta e un altro individuo dell'apparente età di 25 anni, di statura alta, allontanarsi velocemente in direzione di Valenza. Antonio Giovanni, capotecnico dello stabilimento Tazzetti, che si trovava davanti al cancello dello stabilimento, aveva sentito sparare. Si portò verso il buffet della stazione dove trovò l'acquaviva ferito, il quale disse che non aveva conosciuto il suo feritore, ma che era una cosa dei centristi. Interrogato l'acquaviva all'ospedale dal vice commissario del PS Guaschino Gerardo, dichiarava che, pur avendo visto in faccia il suo feritore, non lo aveva riconosciuto, ma che i mandanti erano sicuramente i centristi, dai quali aveva già ricevuto minacce e che esse erano state proferite dal sede del partito di Casale. Alcune dichiarazioni l'acquaviva non poteva farle per sopraggiunta morte subito dopo essere stato sottoposto ad operazione. La moglie dell'assassinato, Claudio Plantone Assunta, dichiarava che il marito doveva essere stato vittima del Partito Comunista, essendo stato continuamente minacciato da detto partito. La istruttoria condotta ha accertato che dissapori politici esistevano tra il defunto ragioniere Acquaviva, comunista nazionalisti, cioè è dimostrato dal manifesto, afferma la Federazione Astigiana, intitolato Chiarificazione, dall'attuale sindaco di Asti, di Gallo Alberto, membro del CLN per il Partito Comunista Santus, già segretario della Federazione Comunista di Casale. Ha affermato con quest'ultimo teste che Acquaviva era un trotskista e diffondeva volantini di propaganda tra gli operai contro il CLN, a firma del Partito Comunista Internazionalista, provocando lo scompiglio nella coscienza delle masse operaie, accusando i comunisti del partito ufficiale di favoreggiare i capitalisti perché erano collegati in seno al CNL con gli altri partiti che facevano propaganda contro i partigiani, tanto che l'Acquaviva era considerato in quel momento un alleato dei nazifascisti. Parrebbe quindi che sia nel vero la moglie dell'ucciso allorquando afferma che l'omicidio del marito sia stato commesso per motivi politici. Però le indagini della polizia da prima e dell'autorità giudiziaria poi non solo non hanno portato le identificazioni dell'attore materiale del delitto, ma neppure degli eventuali mandanti. Quindi i sospetti levati non c'è in pratica il colpevole. Mi scuso se sono stato lungo, ma questo è importante per dare onore a un internazionalista, a un comunista della prima ora, a uno che ha dedicato la propria vita per la classe operaia, perché non ci siano più padroni, perché venga abbattuto un sistema. È stato ucciso da una linea politica predominante in quegli anni che poi adesso ormai non se ne sa più, non se ne parla più di queste lotte intestine, e perché ormai anche lo stalinismo è stato sconfitto dagli eventi. Ma ricordiamoci anche, soprattutto, dei compagni internazionalisti, dei compagni della prima ora che hanno fatto la stessa fine che hanno fatto i bolscevichi della prima ora, i compagni degli Lenin sotto il dominio di Stalin. Io termino qui. Volevo affrontare anche un altro libro molto interessante, ma il tempo è scaduto. Ricordo di questo libro, il libro è di Giorgio Bona, Sangue di tutti noi, costa 4,99 € in formato elettronico, quindi non molto. Bona, fra l'altro, nell'intervista che vi ho legato, parla di altri libri ambientati in quel settore Val di Susa, che lui riesce a raccogliere molte, molte storie, fra cui l'ultimo romanzo che tratta una storia sui Notav, ma parla anche del contrabbando, eccetera. Una Val di Susa molto, che ha molto da dire come storia, e che ha molta storia da raccontare
da parte della sinistra. Vi ringrazio per avermi ascoltato, anche se è stato lungo. Spero di aver suscitato qualche curiosità e qualche interesse e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.